Forward 2019, siamo qui sempre da live da Bologna, stiamo incontrando i protagonisti di questo evento, le aziende, i vendor, i partner che insieme a VEM hanno costruito questo piccolo gioiello dell'innovazione concreta sul territorio. Siamo qui con Schneider Electric, con Vincenzo Spagnoletti. Vincenzo, continuando con questo approccio molto pragmatico, altre tematiche molto centrali in questi discorsi che stanno facendo in questa prima parte della mattinata, la gestione dell'energia, la gestione della potenza di calcolo, sono due tematiche molto reali, no? Molto presenti, che sono alla base della costruzione del moderno data center, come va di moda dirlo oggi. Ci puoi dare anche ai nostri ascoltatori anche un po' di consigli su che cosa un'azienda deve fare per muoversi in questa direzione e magari cosa non fare per non fare errori? Certamente. Le imprese di oggi innanzitutto sono estremamente consapevoli nell'importanza della gestione delle informazioni e quindi dei data center che ormai sono distribuiti a supporto della strategia aziendale, dove il data center è motore di innovazione dell'impresa stessa a prescindere dalle sue dimensioni. Purtuttavia, sul territorio italiano iniziamo a vedere delle infrastrutture fisiche data center datate, vecchie, oppure progetti data center che non sono stati progettati e realizzati secondo gli attuali requisiti di high availability, resilienza dei dati, scalabilità, gestione degli asset connessi. Quindi senza le fondamenta che permettono insomma di essere veramente innovativi. E di supportare poi tutti i processi T e quindi poi i processi di business. Quindi grazie all'expertise di VEM Sistemi e di Schneider Electric, noi consigliamo ai nostri clienti un assessment, quindi una verifica sul sito in grado di fornire una fotografia reale di tutti i limiti, le limitazioni infrastrutturali, ma anche ovviamente i singoli punti di fallimento. A seguito ovviamente di questo assessment, di questa relazione, potrà scaturire una proposta di modernization che può essere affrontata anche a più step per ovviamente mirare i nuovi requisiti di high availability. Senti Vincenzo, voi siete proprio dentro nella filiera, in quel mercato che costruisce concretamente insomma l'innovazione, abbiamo parlato adesso in maniera molto concreta, la gestione dell'energia, della potenza, la creazione e la costruzione proprio fisica del data center. Ci dici insieme a VEM che cosa vuol dire per voi costruire il futuro delle aziende, delle imprese, visto che appunto build è questo tema un po' che ritorna in maniera molto forte in questo evento? Certo, per noi costruire il futuro significa aiutare i nostri clienti insieme a VEM Sistemi nella gestione e conduzione dell'intero ciclo di vita del data center stesso, attraversando le fasi dal concept, designing, planning, construction, service, con assessment ciclici, perché è abbastanza semplice, seppur ci vuole ovviamente un certo tipo di know-how, costruire un data center ad alta efficienza il giorno zero, è certo difficile mantenere questa efficienza durante l'intero ciclo di vita, che può essere anche su un arco temporale di 10 anni. Tutto questo per noi significa la gestione degli asset connessi con una piattaforma dove abbiamo investito tantissimo negli ultimi anni, che va sotto il nome di Construction, dove posso ottenere informazioni su centinaia o migliaia di dispositivi distribuiti di campo con allarmi real time, ma ci siamo anche spinti oltre nel poter far vedere il comportamento futuro in anticipo, prima che avvenga un fallimento, prima che avvenga un consolidamento IT, fornendo informazioni e risposte ai nostri clienti che gli aiuteranno a guidare il data center durante l'intero ciclo di vita. Bene, grazie Vincenzo, bello, anche affascinante questo tema di fare innovazione, che vuol dire ci vuole grande competenza, si deve fare, e poi ci vuole però grande costanza, insomma bisogna investirci e crederci, perché insomma non è facile avere risultati immediatamente. Abbiamo incontrato Vincenzo Spagnoletti di Schneider, avanti tutta, viva VEM Forward. Grazie.